Ultimo fine settimana prima di Natale, rush finale per gli acquisti dei regali nel primo anno che prova a ritornare ai numeri pre-Covid. A frenare le compere sono però i rincari. Anche Como si prepara agli ultimi giorni di corsa agli acquisti, eventi in centro, luminari accese nelle vie, negozi aperti e mercatini sul lungolago. Il risultato, complice il bel tempo, vie e piazze cittadine prese d'assalto, folla in centro città per comprare gli ultimi doni da mettere sotto l'albero. Uno scenario rassicurante per i commercianti, ma sul quale pesa l'incognita rincari e possibili tagli alla spesa. Regali sì, ma condizionati al budget per la maggior parte delle persone e un'incognita rilevata anche dagli stessi addetti ai lavori. Le aspettative sono molto buone, viste le presenze in città, spiega Graziano Monetti, direttore di Confcommercio Como. Soprattutto nei weekend prima del Natale abbiamo notato molto movimento in città e questo lascia dunque ben sperare. Poi aggiunge, è vero che si tratta di un Natale segnato da molte situazioni di difficoltà per le famiglie e quindi per i consumatori e ribadisce, come presenze non possiamo lamentarci ma occorre capire se c'è poi realmente la possibilità di spendere, nonostante rincari che stanno mettendo a dura prova clientela e commercianti. Presta ancora per dire se si riuscirà ad arrivare a raggiungere i numeri pre-Covid e se gli stessi commercianti, già provati dalle chiusure della pandemia prima e dagli aumenti generalizzati di oggi, potranno dirsi dunque soddisfatti. Per il momento le immagini mostrano le vie dello shopping del centro città piene, i cittadini si sono concentrati più sugli acquisti, ne è prova il fatto che nel tardo pomeriggio la viabilità verso Cernobbio ha subito soltanto qualche rallentamento.